Buongiorno e benvenuti a Merconsiglio. Scusate per ieri, è stata una giornatina un po' del cazzo. Un po' del cazzo, sì, si può dire? Si può dire. Oggi voglio consigliarti BoJack Horseman, che è un cartone animato che ha prodotto Netflix. Sto facendo un sacco di roba di Netflix, sono praticamente super addicted. Che è fantastico, adesso ti spiego perché. Quindi in poche parole, BoJack Horseman è appunto un cartone animato. Il protagonista è un cavallo, perché è ambientato in questo Hollywood dove ci sono sia umani che animali antropomorfi che vivono in perfetta armonia, anche con scambi amorosi. Lui è praticamente la star di una sitcom degli anni 90, come poteva essere tutte le grandi sitcom degli anni 90, una su tutti. Quindi quelle riprese live, quelle con gli applausi e tutto. Il problema è che alla fine di questa sitcom la sua carriera si è fermata. Quindi ha la sua super villa ad Hollywood, ha tutti i suoi soldi di tutti i diritti della serie, solo che è incredibilmente depresso, beve, si droga tantissimo, poi un cavallo quindi beve moltissimo. E tutto, diciamo, la prima serie è incentrata su lui che sta cercando di scrivere la sua, diciamo, autobiografia. Non ce la fa, chiama un ghostwriter, insomma la storia è comunque carina, è una critica molto forte verso tutto quello che è il mondo di Hollywood, tutto quello che è il mondo televisivo e dallo show business. È anche disegnata bene, non è Hayao Miyazaki, però è guardabile, non è fastidioso, e la colonna sonora è molto bella, per assurdo. E insomma un altro bel prodotto di casa Netflix. Sono sempre stupito da sti ragazzi, sono bravi. Ho dimenticato di mettere il burro. Questa crepe è stata ufficialmente rinominata il Monte Bianco. Boiade. Grazie a mia sorella per avermi consigliato di guardare BoJack, ovviamente The Horseman. Mi è venuto in mente adesso chi assomiglia. Sembra un po' Bill Cosby, che dopo, vabbè, con le ultime cose che si dicono su di lui non benissimo, però sembra un po' Bill Cosby. Tra l'altro spassosissimo il sito ufficiale di BoJack Horseman, lascio il link qua sotto. Fateci un giro, quelli un pochino più vecchiotti tra di voi capiranno perché è divertente. E sai che ora che ci penso, mi sa che anch'io avevo un sito così, tipo ai tempi del 56K. Ci vediamo domani, scappati di casa. Buona giornata.